Mbacke Sek, 33 sì. anni, sì. Lei vive a Quarto da quanto? Da 2007. Dal 2007 è qua in Sardegna. Santa Elena. Oggi è una giornata importante per la comunità senegalese, perché? Perché è molto importante, perché noi senegalesi qua, come senti musulmane, tante parole, noi Senegal qua è murido. Musulmano, quando vai dentro il musulmano c'è muridismo. Muridismo, chi vuole andare da Dio senza vedere le altre parti, vedi solo Dio. Chi c'ha Dio dentro, vedi solo pace. Tu sei qui dal 2007 e di che cosa ti occupi? Io lavoro a tappezzeria, faccio rivestimento di divani, nautico, tutto. Faccio anche stagionale, faccio bagnino, salvataggio anche. Tu qua hai anche la tua famiglia? Sì, ho la mamma, papà e un fratello. Non sei da solo, non sono da solo, cioè amici qua, anche come tipo questa festa fa piacere molto, perché vedo anche amici che arrivano da Olbia, altre parti. Per quello questa festa, noi per camminare questo, noi li sentiamo proprio una cosa che fresca, che ti mettono addosso per sentire la pace a casa, proprio la famiglia, perché tutti, come guardi in piazza, tutti stanno preparando. È anche una questione di pace, proprio di pace, interiore. Dell'interiore, proprio hai voglia di fare, proprio. La Sardegna, Cagliari e Quarto, la tua città, sì. Luoghi accoglienti? Sì, ma la ignoranza c'è sempre però, solo quello posso dire, però bisogna vivere anche, senza pensare agli altri. È così la vita. Tu qua hai amici comunque sardi, amiche? Sì, ho amici, ho tutti qua. Ormai sto bene anche, non posso lamentarmi. Hai qualche hobby? Qualcosa, magari qualche sport? Facevo rugby. Facevi rugby? Io quando c'era 2010-2012. In quale squadra? Di Igno Cagliari, che era a Semini, che giocava. No, Monserrato, sì. Quindi Sardegna, città accogliente nonostante l'ignoranza, luogo accogliente meglio. Sì, magari chi non mi conosce mi puoi dire qualunque cosa, però ci parliamo, adesso già mi stai capendo cosa c'ho dentro. Ce l'abbiamo dentro solo Serintuva noi, l'interno. Quando c'hai Serintuva all'interno c'hai pace, puoi vivere tranquillamente senza avere problemi con nessuno. Chi ti manda a fanculo anche stai ridendo, è felice.